Domani inizia EICMA 2024. Oggi però, un giorno prima dell'inizio, Fantic ci ha invitato a vedere le sue novità per il 2025 e sono vicino a due delle più interessanti, perché si rinnova per il 2025 uno dei best seller, ovvero Fantic Caballero, sia in versione 125 ma soprattutto in versione 500. Una versione 500 completamente rivista nell'estetica, nell'ergonomia, ma soprattutto nel cuore, che ora, come ci tiene a far sapere Fantic, è 100% italiano. Infatti questo qui è il nuovo monocilindrico sviluppato da motori Minarelli, quindi un motore veramente fatto in Italia, motore super tecnologico, compatto, leggero, 40 kg, ovviamente omologato Euro 5 più, con 45 cavalli di potenza massima, alimentato da un comando elettronico ride by wire. Questo rende l'erogazione più puntuale, più precisa al comando del gas, ma permette anche di avere aiuti alla guida più precisi. Poi ovviamente è stato lavorato la parte dello scarico, ma anche dell'airbox qua sotto. Dal punto di vista ergonomico, il Caballero è una moto ora un po' più alla portata di tutti, perché è stato snellito qui nella parte centrale, le pedane sono ora posizionate un po' più al centro e questo favorisce la sensazione di controllo. Guardate, provo a salirci sopra adesso, 1,74 m, tocco benissimo, le pedane sono effettivamente più strette rispetto al passato, c'è un display qui davanti circolare, non poteva mancare ovviamente, con tanta tecnologia, TFT 5 pollici. E poi quello che mi piace è che la qualità costruttiva delle Fantic è sempre al vertice della categoria, è una moto fatta davvero molto molto bene. È stata rivista anche la taratura delle sospensioni per un comportamento dinamico ancora migliore rispetto al passato, ma la grande novità è che ora la Caballero 500 è, secondo Fantic, la Dual che mancava. Perché? Perché arriva anche la versione con ruota anteriore da 21 pollici per la prima volta, con sospensioni con regolazioni sia per la forcella sia per il mono, una luce a terra molto alta, vedete c'è anche lo skid plate che protegge appunto la meccanica, e un'impostazione dedicata. Moto leggera, siamo a intorno ai 140-150 kg in ordine di marcia. Pensate, il gruppo motore telaio pesa soltanto 50 kg, anzi qualcosina in meno. Parliamo di prezzi invece, 6.990 euro sarà il prezzo iniziale per la versione Scrambler, disponibile rossa oppure azzurra. Poi c'è l'intermedia Deluxe, poco sopra i 7.100 euro. La top di gamma, ovvero la versione Rally, sarà a 7.490 euro. Dunque un prezzo, se vogliamo, per essere una 500, leggermente sopra la media, ma la dotazione è ampiamente sopra la media, ciclistica, motore, fatta totalmente in Italia, e poi tanta tecnologia anche per la sicurezza, perché traction control e ABS cornering in questo segmento non sono in molto da offrire. Ora tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate delle nuove Caballero 500 nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi qui live da EICMA 2024. Al prossimo video, ciao!